per essere rimasti con noi. Ora siamo in streaming. Grazie, grazie Marco, grazie a tutti quanti. Siamo saliti tutti insieme, di tutta la giuria, sul palco perché siamo pronti. Siamo streaming, tutti vicini. Vabbè, mi sono portata pure il capocomico per l'occasione. E la decisione è stata soffertissima, abbiamo litigato, vero? Andrea pure l'abbiamo... Ci sono rimasto malissimo, perché non mi hanno fatto passare nessuno di quelli che volevo io. Ognuno aveva il proprio preferito, però alla fine abbiamo dovuto scegliere. E cominciamo a dare i nomi dei finalisti. Sì. Mi faccio aiutare dal maestro Nicolai. Aiuto io che ci vedo meglio di te. Allora... Carpool Blues, Tommaso Urselli. La regia. Lorenzo Benedetto. Secondo corto finalista, Ferraglia di Caterina Rugghia. Regia Pietro Ciaravola. E abbiamo il capitano Blanchard, Flavio Bulgarelli, la regia di Paolo Lucci Chiarissi. Ma ci sei in streaming, bravo Paolo, in streaming. Andiamo avanti con il quarto corto, il concorrente 2020 di Fabio Sicari, per la regia di Eva Maria Benigno. Come ha detto, sarebbe stato bello. Antonio M. Monaco. Diego Parente. Canta Diego Parente. Dirige l'orchestra. Non c'è, okay. È un ordine casuale, no? È un ordine, no, è un ordine, sì, certo. di preferenza. È un disordine. E ultimo corto. Ma non per questo. Meno meritevole degli altri. Non mi piacciono gli scherzi. Emilia Marcoglio. Regia Micaela Seganti. Appuntamento domenica. Sabato e domenica ci vediamo per le finali dei monologhi e dei corti. Mi raccomando, venite numerosi, prenotate perché ci sono pochi posti a Scacchiera, come avete visto, non possiamo stare vicini. Però alle ore 18. Anticipiamo. Il giorno 15 e 16. Ovviamente ci sarà una giuria esterna composta da critici, da autori, che deciderà quello che sarà il monologo e il corto vincitore. Ci vediamo sabato e domenica. Ciao. Grazie a tutti. Per essere venuti. A presto! Come sempre, una famiglia.